Il Monopoli va a Pagani senza il capitano Marco Piccinni e con una squadra che deve cercare di estraniarsi dalle vicende societarie che si stanno giocando su un altro campo. Abbiamo fatto il massimo, anche se poi è inevitabile che l'argomento societario entri nello spogliatoio. Diciamo che l'obiettivo è talmente elevato, l'obiettivo di campo, che cerchiamo di puntare a quello, perché è un beneficio per ogni persona, per ogni individuo, per ogni professionista, quello di concludere al meglio questa stagione per avere dei benefici nella prossima. L'avversario non è dei più semplici e in casa sta cercando di costruire la sua salvezza. È una squadra che farà di tutto, sentendo anche le interviste, vedendola giocare, per ottenere il massimo del risultato, per poter ambire anche ad una salvezza diretta. Arriva da un pareggio casalingo contro una squadra importante come il Palermo. Mi aspetto una squadra che provi a non farti giocare nella fase di non possesso, ma che ha delle idee nella fase di costruzione e di sviluppo, perché è una squadra propositiva.